Bentrovati a una nuova edizione del Senior TG, speciale dedicato alla prima giornata nazionale dei gruppi cooperativi per la ricerca oncologica, promosso da IOM e FICOG, tenutasi al Ministero della Salute. Oggi è una giornata, a mio avviso, importante, una giornata importante in cui andiamo a definire e a riconoscere, a mio avviso, in maniera diffusa il ruolo dei gruppi cooperativi della ricerca oncologica. Il 14 marzo di ogni anno saremo qui al Ministero a ricordare l'attività dei gruppi cooperativi. Io ve ne darò un breve messaggio per la ricerca oncologica nel nostro paese. La giornata di oggi sarà la presentazione di questo volume, poi entrerò nel dettaglio di questo, e poi sarà anche la giornata di ripartenza della campagna Lo sai quanto è importante, proposta da FICOG. Questo è un volume, a mio avviso, importante, che continuerà negli anni come il libro bianco di IOM, dove daremo dei dati aggregati che trovate all'inizio, e ci saranno nei dati delle singole regioni con le caratteristiche legate alla ricerca dei singoli gruppi. Questo dà la possibilità, a mio avviso, sia per gli studi accademici che per gli studi profit, di poter definire i centri. E voi sapete che con la nuova normativa è stata attribuita ad AIFA la potenzialità nella scelta e nella definizione dei centri che possono fare ricerca al di là delle fasi 1 nelle altre fasi degli studi clinici. Quindi avere a disposizione un annuario che andrà aggiornato tutti gli anni, io penso che sia un utile strumento che FICOG insieme ad IOM ancora una volta offre alla sanità pubblica del nostro paese e alla ricerca del nostro paese. L'importanza di far capire ai pazienti quanto sia importante la ricerca clinica è fondamentale per tre motivi. Uno, si crea un'empatia, una collaborazione fra l'oncologo medico e il paziente, a cui tu racconti le possibilità terapeutiche. Due, si capisce che la ricerca clinica non significa essere cavie di qualcosa. La ricerca clinica, quasi sempre, quando ci sono farmaci di mezzo, è la migliore terapia al momento, più il farmaco negativo. Quindi non si leva nulla al paziente. Raccontare un protocollo, raccontare le previste tossicità, raccontare quello che succede, dare un'adesione, lei mi può chiamare in qualsiasi momento, perché noi siamo qui 24 ore su 24, come sono tutti i medici in ospedale, visto che c'è un servizio appunto continuo anche Natale e Pasqua, diventa fondamentale. Diventa fondamentale perché soltanto così possiamo essere una nazione civile, una nazione in cui è stata inventata la ricerca clinica e poi si è dimenticato che ci fosse, una nazione in cui le company per i farmaci nuovi guardino con positività, perché i dati clinici che produce l'Italia sono sempre dati eccezionali, perché sono anni che si va a ricercare lì. Io credo che oggi già stiamo facendo un lavoro molto importante, perché l'aver fatto un libretto per illustrare ai malati che cos'è la sperimentazione clinica insieme all'IOM e alla FICOG ha significato tener conto di tutti quegli aspetti più importanti e più delicati che il malato deve conoscere. Allora, quando per esempio un malato va da un medico generico o anche un medico specialista e chiede se può avere una sperimentazione clinica, deve in qualche modo il malato sapere dal medico stesso che è un vantaggio avere la sperimentazione, fare una sperimentazione clinica, perché si ha accesso a farmaci innovativi che sono in grado di rispondere, contrariamente a quello delle terapie che fanno fino ad ora, all'avanzamento della malattia. Quindi il problema di partecipare alla sperimentazione clinica va spiegato, come abbiamo fatto noi, per dire che non solo quelli che sono effettivamente poi avvantaggiati perché hanno il nuovo farmaco hanno vantaggi ad esserci, ma anche gli altri pazienti, quelli che invece nel braccio di controllo continuano ad avere lo stesso trattamento con i farmaci che avevano utilizzato fino allora, con in più il vantaggio che, essendo seguiti attraverso la sperimentazione clinica, hanno più sollecitamente tutti i controlli, le indagini di laboratorio, la diagnostica, senza dover passare attraverso le file che sono di lunga attesa spesso per avere questi trattamenti. Quindi... Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanzani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram, e vi do appuntamento alla prossima edizione.